Non solo istruzione e ricerca, il progetto European Campus of City Universities guarda anche al mondo del lavoro. Questo grande campus paneuropeo metterà in rete infatti i poli tecnologici delle città coinvolte, enti in grado di offrire spazi e tecnologie per start-up e imprese. Un passaggio fondamentale per sfruttare appieno le potenzialità degli studenti universitari e offrire loro tutte le opportunità necessarie per creare nuove aziende. Il progetto embrionale e le progettualità vanno ancora costruite. Sicuramente il potenziale c'è, perché ci sono 7 atenei con più o meno caratteristiche similari che si inseriscono all'interno di città campus, 160.000 studenti complessivamente. L'auspicio è quello di coinvolgere anche aziende appartenenti alle varie realtà territoriali, in modo tale che possano in qualche modo stimolare progetti di ricerca finalizzati poi a trovare soluzioni innovative. Quando si parla di fare rete, insomma, situazioni come queste possono aiutare anche dal punto di vista, come diceva lei, delle imprese? Ma sicuramente sì, l'ottica è quella di andare verso una direzione di innovazione, di internazionalizzazione, e quindi progetti come questi sono sicuramente auspicabili. In più hanno anche una copertura economica importante che consentirà di essere coperti per i primi 3 anni e poi pensare ad uno sviluppo continuativo auspicabilmente autosostenibile.